essere anche in 10, però secondo me la squadra ha giocato molto meglio rispetto a primo. Ivara condizionato dall'arbitro, non si discute per alcune scelte, però delle difficoltà nel primo tempo la squadra non sempre in 10 uomini è detto che si giochi male, perché nel secondo tempo la squadra ha giocato molto meglio. Guardi, il nostro impatto con la partita è stato più che positivo. Abbiamo cominciato con buonissima intensità, con una velocità, credendo, erano molto bene il campo, poi da subito, alcune decisioni che abbiamo avuto, non so, devo dire, altro che pazienza, qui a certo punto ci vorrebbe la mazza di ferro, non la pazienza. E quindi la partita nel primo tempo è stata abbastanza nervosa per noi, perché ha discusso profondamente la munizione di Luciano, sulla seconda sì, è fatto la munizione, ma 10 secondi prima, come avete visto tutti, l'azione è iniziata da un fallo su Del Pinto che sta recuperando la palla sotto la panchina, si capisce mai niente quando fischiano, come fischiano, quindi siamo entrati anche noi così in una necrosi, anche perché poi siamo passati in svantaggio su una situazione che avevamo tranquillamente evitato, sono altre due minuti male. Però la squadra anche nel primo tempo ha giocato, poi nel secondo tempo abbiamo a mente fredda sistemato alcune cose che purtroppo quando ci sono partite così fortemente condizionate da intenzioni, da frenesia da regole che non si rispettano, e dove i protagonisti invece di essere giocatori di calcio diventano altri, è difficile farsi comprendere il campo. Ci siamo sistemati bene, siamo rimasti come dei attaccanti la partita. Secondo me non è mai facile, non abbiamo voluto sempre noi, abbiamo vinto con grande merito perché abbiamo creato, inizio con cielo, magari accettando e sopportando anche la valutazione di una terra che francamente lasciamo perdere, stendiamoci veramente un bello di pietà perché su l'espulsione di un Ciante ci può spiegare da quello che è successo? L'altro è andato più forte da quarta linea. Ha sbagliato perché aveva ammonito Del Pinto, sbagliando perché il fallo l'ha fatto un Ciante. È giustamente fallo per munizione, però lo ripeto, 5 secondi prima perde una palla Del Pinto sotto la panchina in velocità che la sta proteggendo perché è spinto alle spalle da due giocatori. Nasce questo contrasto, Del Pinto che corre il pallone, Ciante prende l'azione entrando e commettendo fallo. L'azione è già iniziata e poi mi spiegate il primo fallo della demolizione dopo 7 minuti di partita che non c'è, ma che fallo è? 3, ma neanche 6, ma che fallo è? Ma questa è provocazione a questo futuro, perché poi dopo non esce un giocatore, però deve essere solo una cosa eclatante, però sono vittorie importanti, perché poi abbiamo ottenuto un grande merito, con grande intensità, sacrificandoci, mantenendo sempre l'equilibrio, non era facile, perché poi loro giocavano questo 3-5-2, avevano una grande presenza in mezzo al campo, noi rimanendo con gli attaccanti potevamo correre il rischio di subire, di inserire sugli esterni, quindi di abbassarci troppo, invece il campo l'abbiamo tenuto bene, siamo stati bravi anche con gli attaccanti a correggere subito le posizioni, non mazzare, accompagnarci. La squadra è sempre stata ordinata, equilibrata, poi partita, abbiamo cercato di vincere la fine alla fine, abbiamo vinto alla fine, ma ritengo che sia assolutamente meritato, perché poi il monopolo alla fine ha buttato solo palla avanti, cercando di perdere tempo e non allungandosi mai, noi eravamo in 10, una grande partita fatta di intensità, di forza caratteriale, di tanti aspetti, però è un tema importante sicuramente. Mister, quanta autostima il Benevento riesce a prendere questa vittoria? No, guardi, non so, noi stiamo facendo bene, ma io parlo di un'impostazione, noi abbiamo toppato la gara di Melfi, francamente è irripetibile, perché non è una sola cosa, si mettono insieme tanti aspetti in una serata negativa che sono veramente irripetibili. Questa è una squadra che gioca con grande intensità, che gioca con vantaggio, cerca di essere propositiva, autostima, non sono mica la voglia di vincere le partite, dobbiamo avere la voglia di confrontarci con gli altri, l'ho detto sempre, poi non è che ci dobbiamo porre altri obiettivi. Giocare con questo atteggiamento, questa intensità, oggi avrei voluto vedere la gara 11 contro 11, perché non
difficile giocare, anche perché poi non vedere attaccanti, loro con questo 3-5-2 correvano il rischio di subire il loro palleggio, invece non li abbiamo mai fatti palleggiare, è stata questa la gara di volta della partita. Pur mantenendo i 3 attaccanti non li abbiamo mai fatti palleggiare, abbiamo sempre soffocati, li abbiamo impattati direttamente, questo è stato un aspetto molto importante. Mister, è più forte la gioia per la vittoria conseguita all'ultimo istante o l'amarezza per tutto quello che è successo prima? Intendo dire l'operato arbitrale. Adesso lei forse comincia a capire, stando cedendo, perché il Benevento non vinceva i campionati. Anche per questo. Domanda. Di sicuro io ho molte perplessità, ma non perché si possa sbagliare. Adesso magari dico delle cose all'assistente a fine gara, alla fine prima abbiamo detto mister non c'è problema, perché poi in realtà non ho né protestato, né ingiuriato, né offeso nessuno, ho semplicemente detto su un calcio di punizione a nostro favore, ho semplicemente detto queste sono le regole che si fanno rispettare, perché la regola dice che l'uomo che fa fallo non può stare davanti al pallone e non lo vuole neanche allontanare, e per l'ennesima volta sono successe quelle due cose, e quindi questo è il motivo della mia espulsione. Apro e chiudo la parentesi con l'assistente, mi stia tranquillo. Tranquillo su che cosa? Non ci sono i criteri di una squalifica, questo è proprio per macchina, in realtà io veramente non ho detto cosa, no, è provocare, basta, perché noi abbiamo delle responsabilità, abbiamo delle tensioni, cioè non si può lasciare una squadra senza l'allenatore, ma francamente non. In quel momento si è arrabbiato tanto, ma non c'è niente a spiegare. Io mi arrabbiavo quando subisco profonde ingiustizie, ma quella è una profonda ingiustizia, cioè è una follia pura, perché non c'è offesa, non c'è protesta plateale, c'è solo una considerazione con l'assistente lì, ma una considerazione giusta che allora anche ha il diritto di esprimere, che siamo dei robot, stiamo sempre zitti, perché queste sono le regole che devono rispettare. Quindi, non lo so, sul nostro aspetto ho già detto tanto, quindi a volte la pazienza non serve, veramente non serve. Mi sei sempre aspetto un'altra battaglia a Matera, una partita particolare per lei. Guarda, da una settimana, una partita particolare, io ho un ambiente dove sono stato bene, l'ho lasciato perché le condizioni, nonostante la forza e il prestigio della società, nonostante un ambiente importante, fatto di grande cultura sportiva e di grande presenza anche allo stadio, non c'erano le strutture per poter lavorare. Tuttora lì in Matera si aveva un forte disimpegno dei primi 25 anni dove i giocatori si rompono. E se manca il testo il motivo è stato. Lo aveva detto a suo tempo al presidente Colonella. Se non abbiamo l'impianto per poter lavorare, ma lui ha potuto fare poco, perché poi lì è cambiata l'amministrazione, ma è una città di grande cultura e mancano proprio gli elementi essenziali. Qui ci avessimo sempre a dire, perché un altro posto sarebbe un disastro, questo è stato il motivo, se no. Poi una volta che si è avversari, io sono fatto così. Sono stato molto bene, ringrazio tutti, credo di aver dato tanto. Siamo ad avversari. Mister, cosa significano certe vittorie raggiunte all'ultimo minuto anche in termini proprio di spogliatoio, di gruppo, a prescindere dal lato tecnico che abbiamo disquisito? Squadra ci crede fino alla fine, perché dal punto di vista fisico sta bene, chi soprattutto si è allenato con continuità, e sono quasi tutti, a parte gli intoppi dell'ultimo periodo, la squadra è in grado di correre, la squadra sta bene fisicamente. Cosa significa? Significa che è meglio di verità, è meglio che facciamo le cose per bene, ma stasera non avrei avuto nulla per rimproverare la squadra, perché la squadra ha cominciato bene, con un piglio importante, con la palla che scorreva bene, con un'aggressività, tenendo il baricentro alto, costringendo una squadra come il Napoli che è una partita per giocare invece ad allontanare soltanto la palla. In 10 questo poteva avvenire molto di più, invece la squadra moltiplicando gli sforzi e lo ripeto, la chiave di volta della gara, perché se non loro avrebbero smorzato i nostri ritmi, ci avrebbero consentito poco, pochissimo di essere continuamente portati all'offensiva, a giocare costantemente nella loro metà.
campo. La chiave di volta della partita è stata il nostro equilibrio in campo, perché abbiamo fatto bene alcune cose che abbiamo concesso, abbiamo accettato poi il 4 contro 4 ogni volta che giocavamo questa palla lunga, i due attaccanti più due esterni bassi che si alzavano quando cercavano di pareggiare, ma siamo stati sempre corti e compatti. Alla fine spesso recuperavamo la palla e poi abbiamo dovuto il contrario, abbiamo fatto giocare loro con un baricentro molto basso e quindi abbiamo preso poi a quel punto l'iniziativa sempre di più. Questa secondo me è stata la vera rivolta della partita. Poi partiamo il primo minuto, la cosa importante è che meritava, perché questo è un passaggio fondamentale, è strameritata, perché complessivamente per quello che le due squadre hanno il campo, la nostra è una vittoria merita, questo è molto importante. Sì, scusi, il cambio di De Falco, scelta tecnica o perché il ragazzo De Falco stava un po' calando perché ha avuto qualche problema, io conosco bene i giocatori perché poi allenando lì quotidianamente ha avuto un problema in settimana, un fastidio al ginocchio, poi ha giocato anche con un ascesso dentale, preso degli antibiotici, stava un po' calando, serviva un po' di freschezza anche nello stretto, serviva le caratteristiche di un giocatore come Cruciani, ha fatto bene che potesse anche giocare fra le linee. E in alcune situazioni siamo stati bravi, questo è un bel motivo. Mister, oggi dopo quelle con la Foggia Andria la sua squadra ha disputato un'altra grande partita, ma la preoccupa che anche oggi non sono andati a segno elementi del reparto offensivo? No, non mi preoccupa, è importante che una gara così difficile, perché si è incanalata su binari negativi, estremamente negativi, la squadra ha concluso, visto che è stata impegnata con degli interventi importanti, la squadra ha concluso tanto, no, non mi preoccupa perché i gol li faremo, dobbiamo solo, mi auguro, giocare in condizioni di maggiore equilibrio. Perché anche la settimana scorsa a Melfi abbiamo subito un episodio che francamente poi anche a me su un momento mi sembrava calcio di rigore, poi in realtà vincendo il lungo e l'altro.